immobilismo, non ci sono certezze, tutto da definire. È già passato un mese dalla fine del torneo, non filtra nulla, l'ambiente è di nuovo in fibrillazione, tifosi sul piede di guerra. Nei toni e nella sostanza molto dura la nota diramata dallo storico club Pescara Rangers, soprattutto in un passo: dovrà andare via il peggiore presidente della storia del Pescara. Del resto, dopo due stagioni balorde, ci si aspettava qualcosa di diverso. Ridda di nomi: Fusco, Di Giuseppe, Bravo, Goretti che ha rifiutato, tra gli allenatori Auteri, Padalino, Iervese e Grassadonia. I giorni passano, il lavoro di certo non manca. La priorità non ancora affrontata è legata ai contratti onerosi dei cosiddetti senatori: Memuscia, Iscognamiglio, Valdifiori, Fiorillo, Sorensen, Busellato e Galano. Nel mese testé consegnato agli archivi sarebbe stato fondamentale affrontare il problema ancora prima della questione DS o del nodo allenatore, e invece nulla di tutto ciò. Rifondare sì, ma con competenza, mestiere, professionalità. E allora vale la pena ribadire concetti già espressi da tempo. La retrocessione deve rappresentare un'opportunità ripartendo da basi credibili. Soprattutto chiarezza di idee e programmi per invertire una deriva molto pericolosa. Come, tornando a fare calcio, un minimo di progettualità, specie in C, diventa imprescindibile. Servono, lo diremo sino alla noia, organizzazione, scouting e attribuzione, senza ingerenze o interferenze di responsabilità e competenze. Non si può più improvvisare.